19 maggio 2023, qui a Ravenna, oggi piove ancora, non sta diluviando, è una onesta pioggia, il problema è che siamo circondati da zone allagate, qui in centro a Ravenna ci siamo per il momento ancora salvati, ma l'acqua sta arrivando, in questo momento sta arrivando da Fornace Zarattini, dalla zona delle Bassette, quindi per me che ho il garage praticamente sotto il livello della strada, ed è una strada che è anche relativamente in basso rispetto alle strade circostanti, è arrivato il momento di salvare il salvabile, quindi obiettivo di oggi spostare la maggior parte delle cose che ho in casa di sopra, al terzo piano. Non ho una quantità infinita di cose da portare su, non sono nemmeno cose troppo costose, tanto io, come sapete, ho sempre comprato usato, mi sono costruito da solo. Più che altro è il tempo di aver sistemato tutto questo posto, di aver raccolto tutte le cose, di averle costruite. Quindi quello che si può portare su lo porto su, anche se sono cose di valore misero, però sono cose che se perdo devo comunque ricomprare. E più che il costo per ricomprarle, il tempo per ricomprarle, ritrovarle, ricomprare le cose giuste che fanno per me. Quindi dai, continuiamo a salvare quello che c'è qui dentro. Allora, come siamo messi qui a Ravenna? Diciamo che fino a questo momento, anzi fino a ieri, Ravenna città si era salvata. Il Ravennate è messo male, ma la città si era salvata. Oggi ci siamo ritrovati con Fornace Zarattini allagata. Si è allagata con quella che è l'acqua proveniente probabilmente dal Faentino, da Faenza. E siamo sul lato ovest, nord-ovest, mentre al lato sud c'è il montone, anzi ci sono il Ronco e il Montone, che dopo diventano fiumi uniti e quelli hanno un bel livello bello alto, però sono ancora dentro i loro argini, non sono ancora esondati. Una cosa dovevo fare tornando giù, portarmi uno scatolone, che poi stavo pensando, se metto le cose meno delicate tipo i cavalletti qui, dovrebbero essere abbastanza sicure, più un metro e mezzo di altezza e... cioè, vuoi proprio che venga un metro e mezzo d'acqua? E poi al massimo sono i cavalletti, non è roba elettronica. E poi al massimo sono sempre i cavalletti, dai, questi mi scoccio, li lascio qui. Pensiamo a cose più fondamentali. Non posso salvare tutto, devo adottare una strategia. Pensiamo ad esempio a salvare tutto quello sopra mezzo metro, un metro. Un compressore ad esempio. Dopo aver portato su il possibile, ovviamente ancora non tutto, c'è ancora qualcosa, ma sono poche cose che faccio in tempo a salvare nel caso ci accorgessimo che l'acqua stia per arrivare. Comunque, dopo aver portato su qualcosa, sono andato a fare un volo col drone per vedere effettivamente dove arrivasse l'acqua. Io sono tra quei fortunati che l'acqua non l'aveva ancora vista, perché è piovuto poco qui a Ravenna. E per fortuna l'alluvione per ora ci ha circondati ma non ci ha ancora investiti, e volevo andare a capire quanto fosse vicina, ed è maledettamente vicina. Il limite attualmente è rappresentato dal canale Magni, questo canale che circonda Ravenna e poi va a scaricare nella piallassa di Marina Romea e quindi nel mare, che è bello pieno. È bello bello pieno. L'area esterna a questo canale è alluvionata e comprende l'area di Fornace Zarattini e comprende purtroppo anche i campi, l'azienda agricola di un mio caro amico, a cui ho fatto tra l'altro i video col drone anche l'anno scorso e 2 anni fa. E le immagini sono completamente diverse. Tra l'altro questo non è l'unico canale, ce ne sono altri 2 paralleli, uno lato Ravenna, è un canalino più piccolo, e uno lato esterno che è completamente esondato. Si vede molto bene nelle immagini di quest'estate che ci sono 2 canali paralleli, appunto. Quello esterno, che è quello esondato, è un canale che ha uno scolo artificiale, quindi lato piallassa Marina Romea sarebbe bloccato, ma è stato fatto saltare l'argine per far defluire il più acqua possibile, mentre il canale più interno è appunto il canale Magni, il canale che sta letteralmente salvando Ravenna in questo momento. Il terzo canalino, quello più interno, anche di questo non so il nome esatto, è comunque un canalino che passa a fianco a casa del mio amico Marco Fiori, e ieri è stato tutto il giorno a lavorare con le idrovore per fargli scaricare il più acqua possibile, perché anche quello è bello pieno rispetto ai suoi standard. Allora Simo, come ti avevo annunciato, non si vede bene perché c'ho la telecamera rotta, però vedi quel cemento lì è il tombino che prima si vedeva benissimo, e qua niente,
è arrivato, manca un metro e poi esce fuori. Esce fuori lì in quella pianura e poi va a finire di là a casa mia. Per il secondo volo sono andato in un vivaio nella zona attualmente da evacuare. Lì ho trovato il proprietario con i suoi vicini che parlavano della situazione tragica. E da lì, andando sufficientemente in alto, mi sono avvicinato alla zona di Fornace Zarattini e ho visto meglio la quantità di acqua che c'è in quella zona. In quel punto, facendo una panoramica, si vede benissimo lo stacco tra la zona alluvionata e il centro di Ravenna. Stacco che è rappresentato appunto da questo canale Magni che bisogna a tutti i costi non fare esondare. Ho fatto riatterrare il drone e poi mi sono spostato sempre in bici per un terzo volo in un'area più vicina a Fornace Zarattini. Il ponte per andare a Fornace è ovviamente chiuso, dal lato di Ravenna ci sono tanti, forse troppi curiosi, mentre dal lato di Fornace, probabilmente l'avete visto anche ai TG, è stato costruito un argine sulla strada per impedire che l'acqua entri a Ravenna. Faccio decollare il drone dal parcheggio lì a fianco del Cinema City e la situazione che si vede è questa. Cisalfa, Hobby, Famila, Media World e tutte le altre attività di Fornace sono sott'acqua. Si vede anche l'argine di terra che è stato costruito, questo perché la strada taglia praticamente l'argine del canale Magni, cioè l'argine più alto ai bordi della strada, e quindi è stato ripristinato anche al centro della strada, visto che in questa circostanza torna utile. Faccio atterrare il drone dopo poco, anche perché non ero l'unico ad aver avuto questa idea, quindi è meglio liberare il cielo e andare a fare la spesa. Due riprese le abbiamo fatte, ma i danni speriamo rimanga di là dal canale. Se l'acqua supera il canale, Ravenna è finita. Vediamo quanta roba è avanzata sugli scaffali. Momento della verità. No, vabbè, dai, qualcosa c'è, qualcosa c'è. Non tantissimo, ma qualcosa c'è. Nei supermercati di frutta e di verdura non ce n'è più tanta, gli approvvigionamenti fanno fatica ad arrivare e poi bisogna vedere anche nel medio termine, nei prossimi mesi, come è messa l'agricoltura con tutti questi campi allagati. Chissà. Comunque cibo negli scaffali per il momento ce n'è, questo non mi sembra un problema al momento, vedremo come si evolverà la situazione, speriamo ovviamente in meglio. Quindi questa è la situazione a Ravenna in questo momento, speriamo per il meglio e io come tutti vi terrò aggiornati nei miei profili social e qui sul canale di Esperimenti in Garage. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!